Americo Di Benedetto, consigliere comunale del PD e sconfitto da Biondi alle amministrative, smentisce ogni tipo di inciuccio col sindaco Biondi in merito alle possibilità che potrebbero emergere dall'anatra zoppa. Io e Biondi ci vediamo in consiglio comunale, l'ha detto bene lui, e dovremmo pensare a amministrare bene la città, ognuno per il ruolo che ha, il resto non conta, men che meno il futuro mio e di Biondi. In questo momento conta ancora di più di prima, vista la sofferenza e diciamo così, il freno che c'è a distanza di quasi un anno, conta il futuro della nostra città. Il 23 sarà un giorno che secondo me determinerà, e nell'un caso e nell'altro, un'esigenza di tornare a riflettere e nell'eventuale azione, almeno per quanto riguarda noi, di controllo, non voglio dire di opposizione, ma di sviluppo di una progettualità per la città e un'eventuale rivisitazione all'interno del Consiglio Comunale che riporterebbe tutto alla data del primo turno, perché quello è, perché poi le elezioni sono andate come sono andate, c'è stato qualcosa un po' di rocambolesco, vedremo però, adesso è prematuro, noi dobbiamo continuare a pensare oggi fino al 23 alle esigenze che la città ha, a cercare di dare risposta, a controllare che quello che è stato detto si stia facendo. La pratica amministrativa di Biondi, ha detto Di Benedetto, non è stata in grado di essere il collante e l'elemento di ricucitura. La verità è sotto gli occhi di tutti. Hanno disatteso le aspettative degli elettori, ma anche noi dobbiamo riorganizzare la nostra linea di controllo e di proteste, ma siamo in difficoltà ad assolvere il ruolo di opposizione. Il mio operato comunque in consiglio comunale, lo avete visti tutti. Loro sono la maggioranza e fanno anche l'opposizione, destabilizzando gli equilibri e il lavoro da fare. Il timore di Di Benedetto è che figure apicali di questa amministrazione abbiano scambiato il mandato per un trampolino di lancio per la carriera politica, tradendo i loro elettori con una prospettiva diversa rispetto al percorso cittadino. La nostra non è un'azione di voler creare delle difficoltà, è una constatazione che viene direttamente da una situazione squilibrata che questa amministrazione sta vivendo ed è sotto gli occhi di tutti. A me rammarica molto, perché io prima di essere stato il candidato sindaco del centro-sinistra sono un cittadino e vorrei vedere la mia città star meglio di come stava prima. Purtroppo questo non lo posso dire adesso.